di chiesa unita, ecco, e anche orante, perché vogliamo pregare per questa famiglia, vogliamo pregare in modo particolare anche per questa attività che inaugureremo, e vogliamo chiedere al Signore innanzitutto protezione e anche doni a voi quel carisma, ecco, non solo del lavoro, ma chiunque verrà e usufruirà di questo esercizio, ecco, ricevere anche quella gioia, quella pace dei cristiani che agli inizi della Chiesa erano uniti in cuor solo e in anima sola, ma testimoniavano l'amore ed erano riconosciuti come figli dell'amore, potenti dell'amore. Allora questa sera vogliamo innanzitutto prima dare voce alla parola di Dio e poi, ecco, alla benedizione. Salvatore ha posto già la benedizione papale, aspetta, Salvatore, un altro po', perché prima devo essere vescovo e poi dopo papale. È tremendo, Salvatore, è tremendo. Ecco, la gioia bella stasera, io e Padre Luigi siamo stati una settimana a Pompei, ecco, abbiamo così vissuto intensamente il sacramento della confessione, fino a 6-7 ore al giorno a confessare. Sembrerà strano, non siamo per niente stanchi, ci siamo riposati, ma la gioia è bella vedere questi nostri fratelli e sorelle che quando uscivano dal confessionale tutti contenti, felici. Speriamo che questa gioia che abbiamo dato lì possiamo darla anche qui ai nostri carissimi fratelli e sorelle parrocchiani. Bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione, sia con tutti voi. Con il suo Spirito. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando Egli stesso, Verbo del Padre fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione, conseguenza del peccato, e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al Creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con l'impegno il progetto della creazione. Così, associato a Cristo Redentore, nell'esercizio della carità va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria e Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno in questo luogo. E adesso ascoltiamo la parola di Dio. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto che produce il seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do il cibo, ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, la parola di Dio ci invita
a un lavoro onesto, trasparente, sincero, a un lavoro che doni dignità alla persona, ma che il lavoro non deve prendere il posto di Dio. Il rischio è proprio questo, che stiamo facendo del lavoro un nostro idolo. Il lavoro serve, è importante, è necessario, ma non deve prendere il posto di Dio. Oggi vediamo, no, dappertutto, la domenica è diventato un giorno commerciale, un giorno lavorativo, un giorno di sbaglio. Abbiamo tolto Dio e abbiamo messo l'uomo. Ecco, noi siamo chiamati come cristiani a recuperare Dio nella nostra vita e fare in modo che il lavoro, ecco, non porti Dio via dalla nostra vita. Ecco, allora, ben venga il lavoro nella dignità, ben venga il lavoro nell'onestà, ma ben venga il lavoro anche equilibrato, misurato. La domenica è il giorno del Signore. Siamo chiamati a lodare e ringraziare il Signore. Questo noi, ecco, vi chiediamo, questo è Dio che te lo chiede oggi. Dio creatore che ha riempito l'universo con i segni prodigiosi della sua potenza, ha benedetto gli inizi del lavoro e ha disposto che gli uomini cooperino al progetto della creazione. Preghiamo insieme, diciamo: guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle a servizio del progresso umano. Guida, Signore, sii benedetto, Signore, che hai voluto come artigiano nella bottega di Nazareth il tuo figlio fatto uomo per noi. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che in Cristo, divino operaio, hai dato un senso nuovo alla fatica umana. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che nella tua provvidenza ci chiami a finalizzare le conquiste tecniche allo sviluppo integrale dell'umanità. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che ci aiuti a trasformare il lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di fraternità e di giustizia sociale. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che dell'offerta del pane e del vino, frutto della terra e del nostro lavoro, hai fatto i segni sacramentali del sacrificio eucaristico. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Come figli di Dio ci rivolgiamo al nostro Padre e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci condurre alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, creatore e Padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità, e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel sì di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Padre Luigi, vieni, benedici. Vieni qua, Padre Luigi.
e la benedizione di Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Amen. Ma sono ben tanti clienti, tutte queste benedizioni. Non so che cosa. Bene, e allora? Va bene. Senza vergogna, tira di sotto, tira forte, bravo, eccoci qua, oh. Affisciando, come si scrive? Prego, accomodati. Grazie. Prendi quelle cose, prendi quelle cose. 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 Prendi qu